Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi andremo a pullare Cignobello. Ora, come avrete potuto capire, non sono assolutissimamente andato a pullare per Poseidone. Ora, molti di voi staranno pensando: questo è pazzo, questo è scemo, Magatenangava, Carmela. Il discorso è che Poseidone è un grandissimo personaggio, un bellissimo personaggio, bello, bla bla bla, ma purtroppo, ha bisogno di un investimento della Madosca, cioè ha bisogno che tu riesci ad investire tanti di quei libri o tanti di quei doppioni, che è una cosa che io attualmente non posso fare perché sto giocando in maniera molto casual, molto for fun, molto se mi dimentico di prendere i vari reward giornalieri, amen. Quindi non sto giocando in maniera ma sto giocando in maniera no, resta il mio problema, mio amico. No problema. Quindi, siccome sto giocando in maniera molto sciacquarosa e vivagnese, oh Gesù, dico sempre le stesse cose. Cioè, passano gli anni, ma io dico sempre le stesse frasi. Vabbè, comunque, siccome sto giocando in maniera molto sciacquarosa e vivagnese, Poseidone non era un personaggio che si adattava o si può adattare al mio stile di gioco attuale. Siccome sto giocando molto for fun, preferisco dare le mie risorse, i miei libri, i miei librettini a più personaggi e quindi bilanciare un team, che investire tutto su un solo personaggio, che non mi posso permettere, perché non mi posso permettere di investire tanto su Poseidone. Poseidone è un personaggio su cui si deve investire tutto, o almeno ci si deve lavorare. Non mi posso permettere questo e quindi ho skippato di toto Poseidone. So che non è la scelta più logica, so che non è la scelta più bella del mondo, ma è la scelta che ho fatto io, quindi ormai è fatta, ormai l'ho fatta la scelta, perché tengo League of Legends sotto, vabbè. Comunque ormai la scelta l'ho fatta, assolutissimamente non si può cambiare, né mi interessa cambiarla, mi va bene così. Quindi ho conservato, e quello che voglio andare a prendere è Cignobello. Ora, perché non dovrei prendere Cignobello? È bello come una Barbie, cioè è una ballerina, è bellissimo. Nell'occhio, l'occhio bendato, quindi significa ferite di guerra, cioè è pure un veterano, cioè un guerriero, cioè raga. Ok, quindi dice tre costellazioni sono fortunate. Quindi andiamo a vedere in basso a sinistra, solito sito che vi ho sempre linkato per vedere le coordinate dove andare a pullare. Quindi tre costellazioni sono fortunate, bla bla, significa che devo andare a pullare su Scorpio, e quindi per chi ha visto i miei video precedenti, significa che devo andare a prendere il fantastico 2833, quindi 2833. Già inizio a dirlo male così, mi adagio a dirlo male anche dopo. 2837, 31, 37, 36, figlio di una buona donna, mo tre ore mi devi far perdere, ya! Yeah. Zoccolo, 28, 9, 19, 25, 31, no, se parte col 31 non si avvicina, significa che devo muovere il cursore e devo rifare tutto, cioè lo devo proprio ributtare dall'altra parte e rifarlo, perché altrimenti non andrà mai, ma proprio mai nella vita. 34, zoccolo, 34, zoccolo! Ma che zoccolo, vai, dici, non fa niente, me lo sento, non esce manco il cazzo. Ok, quindi, prima multi, ultra shaft, già si vedeva da proprio da come sono partite le frecce, belle, maron, mamma mia, come sono belli, mamma, incredibile. Ok, quindi abbiamo capito che 28-34 non è cosa, andiamo via da 28-34, non ti voglio mai più vedere nella vita, ma proprio nella vita, nella mia esistenza, te ne devi totalmente andare via. 28-33, ci sono riuscito, quindi 28-33, iniziamo la serie di multi summon. 1, 2, 3, 4, na 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 na, anche questo è cesso, po. Ma era uè, no, mi sono entusiasmato per niente, cioè mi hai fatto entusiasmare per poi uscire un cazzo di Borunghi mascherato di cui io non me ne faccio un cazzo, insieme a Scilla di cui io non me ne faccio un cazzo, cioè parliamo sempre delle stesse cose. Io cosa cazzo me ne faccio di Borunghi mascherato? Niente. Cosa me ne faccio di Scilla? Niente. Cosa me ne faccio di Yoga? Uè, oh, ma vaffanculo, cioè, ma dico io, no?
Che cazzo vuoi? Non te lo voglio comprare il pacchetto. Fottiti tu il pacchetto e fottiti pure tu, Afrodite. Fottiti. Non dovevi uscire tu, dovevi uscire quello in retap. Quello in retap, non tu. Non tu, quello in retap. Già ti tengo a te. Già stai a casa. E ti tengo livello 1, non ti ho mai utilizzato. Ok, ok, calmiamoci. Io voglio cigno. Cigno, questo coso qua. Questo coso qua colorato. Voglio questo cigno. Golden cigno yoga shard. Voglio questo cigno. Non voglio un altro cavaliere d'oro. Certo, se mi vuoi dare un altro Sion e altri Dogo, io li accetto sempre, perché Sion e Dogo non si rifiutano mai, mai, perché sono veterani di guerra, non si rifiutano mai. Però mi devi dare cigno. Se tu in 130 estrazioni che posso fare, quindi significa 13 multi, se tu in 13 multi non mi dai il fottutissimo cigno, io ti vengo a prendere fino a casa, fottutissima sei a GT Arcade. Vaffanculo, sciura! No, ma non siete neanche in retap, cioè, ma mi state pigliando per il culo, ma mi state sfottendo, ma siamo seri qua, cioè, ma stiamo a paperissima, ma io non lo so, cioè, boh. Ma poi i due gold, gli unici due cazzo di cavalieri d'oro che odio, io li odio tutti e due, li odio, cioè anche Toro odio, nonostante sia il mio segno zodiacale, però è così fottutamente brutto che lo odio, ma solo perché è brutto esteticamente. Però, cioè, allora parliamoci chiaro. Shura, personaggio che nella serie originale non fa un cazzo. Poi magari guardiamo il Lost Canvas e ci sta El Cid, che è praticamente figo. O altrimenti guardiamo Next Dimension, che come cazzo si chiamava quello di Next Dimension? No, Otrix, non mi ricordo. Non mi ricordo totalmente, ma anche quello è figo. Assolutissimamente sì, 10-10. No, vabbè, 10-10 no, 8-10. 8 su 10 il punteggio. Però comunque sicuramente molto, ma molto più figo di sta latrina umana che non ha fatto niente. Fa qualcosa nello spin-off, quello là di Asgard, solo Gold, come cazzo si chiama lui. Ma assolutissimamente una latrina umana di cui non serve niente. Afrodite pure là fa qualcosa, sì, però nella serie originale poi non serve un cazzo, quindi automaticamente io non voglio personaggi che non servono un cazzo, voglio cavalieri d'oro che valgono! E niente. Allora, per ora non stiamo male, siamo a 4 a 5 multisummon, 2 cavalieri d'oro, non posso dire che merda, perché sputerei proprio su tutta la community mondiale. Non posso dire che merda, però non posso dire neanche di essere contento, perché come cazzo fai a essere contento quando ti escono, tralasciando dei gold saint che già ho, dei cavalieri d'oro che io già ho, quindi non è che mi stai dando qualcosa di bello o qualcosa di nuovo, mi stai dando qualcosa che io già ho e che io non rivoglio. Ma vaffanculo, cioè, ma mi pigli per il culo, ma sei una merda. Allora, questo è un altro cavaliere d'oro che tutti, per l'amor di Dio, sarebbero felici di avere, tutti, ma quello che voglio capire, io sto pullando in un banner con un retap su Shaka e su Cigno. Perché cazzo mi uscite tutti gli altri che non mi servite a un cazzo di niente? Cioè, per l'amor di Dio, ti voglio bene, tutto quello che vuoi tu. Ti tengo pure livellato, tutto quello che ti pare. Ma che cazzo vuoi dalla mia vita stasera? Cioè, non ti voglio stasera, dovevi uscire inizio gioco e via, non ora. Ora non ho spazio per te. Shaka. Ok, almeno era uno dei retap, quindi almeno non ci possiamo lamentare, era uno dei retap. Cigno non si è degnato ancora, perché ancora non è finita. Cigno non si è degnato, ma almeno Shaka ha detto sì a Valsoia. Quindi Shaka ha detto sì, Cigno ha detto no per ora. Abbiamo ancora 58, quindi 5 multisummon più qualcosa che ne uscirà dopo dei vari reward per via delle varie multisummon. Faccio un pochino come fa The Rock. Vabbè, lasciamo perdere. Troppo tempo che non vedo wrestling. Allora, quindi andiamo. Siamo sicuri di quello che stiamo facendo? No. Sto probabilmente pullando per un personaggio che gnè. Però io ho detto che ci deve stare. Quando dico così non mi esce mai. Cioè, quando dico così succedono sempre i disastri. Ok. Ricordati che io culo, ho detto culo, io c'ho culo, gira, fottuta carta di merda.
Ok, non mi vuoi uscire, non lo so perché cosa ti ho fatto di male, perché non uso la tua versione normale, perché prima ti usavo e ora non ti uso più, quindi ci sei rimasto male e automaticamente non mi vuoi uscire. Io lo posso capire, cioè io posso capire che tu ci sei rimasto male, ma non è un'azione cattiva verso di te, è semplicemente che al momento non mi serve un cazzo di niente, però non è un'azione cattiva verso di te, capisci, micignetto? Cioè io ti voglio bene. Io ti voglio bene, ricordati queste parole in questo bull. Io ti voglio bene. Cioè, c'è una luce dietro dorata che non. No, no, no. Ecco, cignetto. Ecco. Sì, ok. Hai sbagliato versione. Cioè, tu sei quella là normale, a cui non frega un cazzo di niente a nessuno. A me serve un attimo quella là d'oro, siccome c'ho le ultime tre multisummon, se gentilmente mi fai la cortesia di uscire un attimo dal laghettino, per grazia di Dio. Fottutissimo Crystal, ti chiamo in italiano. Ti muovi! No, vabbè, raga, no. Cioè, 10.000 A. No, per l'amor di Dio, sono usciti gli S, però che fuck. Ok, le ultime due poi dipende da quanto. Quante gemme mi danno nel reward per aver fatto tot summon? Almeno mi davi sì o no doco, ero contento, niente. Questa è vuota, me lo sento proprio vuota, vuota, vuota. Vuota. No ciorta. Riproviamo ancora. Questo è il primo shaft reale che faccio su questo gioco. Finora tutto quello che volevo, che ho provato, mi è uscito. Stavolta è il primo shaft reale. Stavolta è il primo shaft reale. È il primo shaft reale, raga. Primo shaft reale. Non ci credo, ma è il primo. È la prima volta che shafto male. Ok, quindi prendiamo tutto quello che mi dà. Anche perché c'è proprio inumano sta cosa. Vediamo quanti ne ho al momento di frammenti. Frammenti, 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 frammenti. Dove siete? Frammenti. 50, cioè non sto neanche alla metà, non è manco tu dici vabbè ma tu l'hai fatti, non sto neanche alla metà. No, no, che stai dicendo? Devo ritrovare il 28. No, 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 ragazzi, 32, quindi 3 multi, 3 multi, 28, 33. Sembrava comunque in parte funzionare, proviamo ad avvicinarci, non per forza 28, 33, anche perché mi sono un po' rotto i cocones, onestamente parlando. 28 31, vai, dai, vai. Però, ahimè, è andata male, 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 male. Cioè, non ho avuto niente di nuovo, ma anche il grande sacerdote a me. Oi! Sciaca di nuovo! Tavozza non picca! Tavozza non picca! Pozza lambicca, ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, non posso dire che sta andando male. I cavalieri stanno uscendo. Ma dove sei? Figlio di puttana. Figlio di buona donna. Donde stai? Donde, figlio? Vamos a bailar. Me siente sta musica caliente. Cioè, come cazzo è possibile? Ok, Shaka. Ok, due Shaka sono usciti. Ora gentilmente me. Però quanto odio. Ok! Un altro Shaka! Ma mi sfo! Ultima multisum. Ho finito, raga. Ho finito tutto quello che avevo da parte. Cigno ha detto no. Cioè, in realtà potrebbe dire di sì ora. Ti direi di sì ora? Stronzo, girati! Ma vaffanculo! Fanculo! Ma va a cagare! Cioè, io mi sono buttato per pullare te, tu mi dici, cioè, ma che cazzo! 18 Afrodite! No, vabbè. Allora, questa è la sfiga del. La sfiga, la sfiga. La sfiga, diciamo, la sfiga. Questa è sfiga proprio. Quante Afrodite c'ho, giusto per controllare?
Levati un attimo dal cazzo. 4? 4. Perché logicamente io non ne avevo, no? Allora hanno detto diamoci qualche doppione. In modo che sì. Mi sono usciti, ho 3 shaka. Va bene, sì, quindi praticamente lo do in pasto al mio shaka. Quindi praticamente abbiamo fatto la collezione di doppioni di shaka. Come avete potuto vedere, purtroppo Cignetto ha detto no. Giuro che mi aspettavo di uscirmene con Cigno, è difficile che sfigo così tanto, ma stavolta la sfiga ha detto sì a Valsoia. 120 servono 120 frammenti, sono a 64, significa che anche se ogni giorno cacherò il cazzo alla legione per farmi donare i frammenti, ci vorranno comunque all'incirca mese. Ci vorrà un mese. Sì, ci vorrà un mese. E sì, in una maniera o nell'altra comunque ci vorrà all'incirca. Voglio dire che riesco a prendere i frammenti da qualche altra parte, non ne sono sicuro. Vabbè, con qualcuna giornaliera, qualcuno a destra, qualcuno a sinistra, diciamo che una ventina di giorni e dovrei sbloccare il cigno dorato, che è stato il mio più grande shaft della vita. Però sì, Cigno, ti ringrazio per avermi fatto shaftare in malo modo. Cioè, volevo finire Camus, invece ora devo iniziare te. Mi mancavano 12 frammenti per finire Camus, un altro Camus. E invece no, devo iniziare te. Anche perché ora me lo tengo in testa che ti devo avere, quindi... Cioè, ho buttato un attimo 130 gemme più le altre 30, 160, e non è uscito un cazzo. Cioè, per l'amor di Dio, sono uscite le cose, sono uscite, però non è uscito quello che volevo. Assolutamente, comunque sono uscite cose su cui ci si può lavorare, possiamo fare belle cosine. Ma raga, ci sono rimasto un attimo male, sono onesto, ci sono rimasto un attimo male. Volevo il mio cigno dorato, ma il mio cigno dorato non c'è stato, ha detto no a Balzoia. Comunque, vi ricordo in linea generale che c'è la pagina, è un gruppo, non è manco una pagina. C'è il gruppo Facebook che vi lascio in descrizione, dove tutti i giorni parliamo, spariamo teorie, stronzate, idee, la gente si aiuta, almeno quello. La gente si aiuta, io non aiuto mai nessuno perché tanto io sto dietro a tutti. Quindi io devo trovare chi aiuta me. In linea generale comunque si è creato un bel gruppo su Facebook, quindi se volete entrare nel gruppo, domandare, chiedere quello che vi serve, vi lascio il link giù in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, perché a me non è piaciuto. Purtroppo ormai lo dico di ogni video, quindi sciabba. E ragazzi, ci becchiamo domani con un video su Holly e Benji. Ebbene sì. Non so se sarà sul Dream Team, perché sto vedendo un attimo se riesco un attimo a prendere un account veloce veloce, o se sarà su Tsubasa 0, quindi la versione quella là con i personaggi con la capa gigante, che ha appena ricevuto un aggiornamento ed è leggermente, dico leggermente perché da diciamo non è ancora bello bellissimo, è ancora un po' un gioco di merda, però ha mostrato del potenziale, cosa che invece prima non aveva mai e poi mai mostrato. Quindi del potenziale c'è, a differenza di prima che del potenziale non c'era proprio. Quindi del potenziale c'è, ed è una cosa di cui voglio parlarne, anche perché tra due settimane uscirà la versione inglese e quindi avremo un po' modo tutti di provarlo e di vedere se magari nella community europea il gioco può andare, il gioco può piacere. Ci sono ancora tante piccole cose che secondo me dovrebbero aggiungere, però già paragonato com'era prima il gioco con l'ultimo aggiornamento hanno fatto un passo avanti della madosca. Per questo video è tutto, vi ricordo sempre di entrare nella pagina Facebook che vi lascio in descrizione. Ormai siamo in 110, 111, poi voglio essere preciso, 111, il mio impegno nel pubblicizzare il gruppo sta andando, quindi stiamo crescendo piano piano e spero che il gruppo riuscirà a diventare un gruppo di riferimento, un punto di riferimento per la community che si creerà anche per la versione europea, globale, come la vogliamo chiamare, dei Cavalieri dello Zodiaco. Ragazzi, per questo video è tutto, sono un po' amareggiato, logicamente. Vi ringrazio per averlo visto e ci becchiamo nel prossimo video.